La comunicazione avviene attraverso gesti che possono sembrare improvvisati e banali ad un profano, ma in realtà sono segni precisi che hanno un significato specifico e assodato. È la lingua dei segni, una lingua con vere e proprie regole grammaticali, utilizzata perché tutti hanno il diritto di capire ed ascoltare. A farne uso una nota pizzeria inclusiva fanese, che ha illustrato un progetto realizzato in collaborazione con l'Istituto Olivetti del Polo 3, denominato Incluso chi non sente. Obiettivo del locale: offrire un servizio inclusivo per clienti sordi, permettendo di scegliere il tipo di pizza grazie ad un menu tradotto in LIS. Sì, chiaramente con questo progetto del QR code sul nostro menu abbiamo puntato a aumentare ancora di più quella che è l'inclusione, quindi diciamo che il nostro ristorante nasce per quello, per includere ogni tipo di diversità, se così vogliamo chiamarle. Ecco, con l'inserimento del linguaggio LIS abbiamo pensato di fare un passo ancora più vicino a persone non udenti. Ecco, come si deve comportare il cliente che viene al vostro tavolo? Basterà per loro semplicemente inquadrare con ogni tipo di smartphone il QR code nel nostro menu, dove gli comparirà tutto l'intero menu delle pizze, sia rosse che bianche, che quelle speciali, proprio con il linguaggio dei segni italiano. Un'iniziativa di sensibilizzazione, un altro piccolo passo nel cammino dell'inclusione per la pizzeria, nella quale trovano occupazione ragazzi con percorsi difficili, ma tanto volenterosi e desiderosi di accontentare i clienti. Protagonista del progetto, Ion Turla, giovane ragazzo moldavo. Ragazzo moldavo non udente. L'Olivetti, come spesso accade, quando, insomma, le scuole devono fare ai loro studenti le alternanze scuola-lavoro, quindi sperimentare la vita lavorativa. Nel caso di Ion, l'Olivetti ci ha contattato per pensare insieme a un progetto, e proprio ragionando assieme a lui e alle sue educatrici abbiamo immaginato questo progetto di realizzare appunto la versione LIS del nostro menu, realizzando questi video che oggi sono a disposizione di tutti i clienti, non solo i non udenti, ma noi invitiamo anche i clienti convenzionali, diciamo, a sperimentare e iniziare a conoscere il linguaggio LIS. E i video dove si possono vedere? Nel nostro sito, che è cooperativacontatto.it, poi c'è la pagina dedicata alla pizzeria, perché la cooperativa ha diverse attività, e all'interno della pagina della pizzeria c'è la pagina del menu, dove è compreso anche il menu in LIS. Michele, il prossimo passo quale sarà? Il prossimo passo nasce dal fatto che Ion, terminata l'alternanza scuola-lavoro, ha chiesto di poter continuare a collaborare, quindi continua a venire in cooperativa al di fuori, insomma, delle attività scolastiche, e stiamo continuando a lavorare con lui, in questo caso non con la pizzeria ma con le Emporio E, negozio di prodotti biologici, e quindi sta traducendo ancora in LIS i prodotti sostanzialmente che commercializziamo all'interno dell'Emporio.